Vito Fiori, giornalista dell'Unione Sarda, tu stai seguendo la questione Zappado. Oggi sei inviato speciale per l'Unione. A dire il vero, sì, sono venuto a seguirlo per l'Unione, certo, ma non è che mi stia occupando particolarmente di questa storia, anche è la prima volta anzi che me ne occupo di questa storia. Però questa storia riguarda te, riguarda me, riguarda i giornalisti, i fotoreporter, è una questione delicata. Come la stai vivendo? Ma diciamo con il naturale distacco che noi dobbiamo avere verso le cose, certo che è preoccupante che bastino appunto delle fotografie, peraltro tutto sommato innocenti per quanto riguarda diciamo, gli atteggiamenti delle persone che ci sono poi, che sono state ritratte dal fotografo. Quello che preoccupa è proprio il fatto che vengano tolte dalla circolazione e che in qualche modo si cerchi di frenare quello che dovrebbe essere il diritto alla cronaca, il diritto all'informazione, anche perché riguarda proprio il nostro Premier che ha confuso da un pezzo questo, da quando ci ricordiamo della sua discesa in campo, ha confuso privato e pubblico in un modo esagerato, tanto che non si riesce manco a riconoscerne i limiti dell'una e dell'altra sfera della nostra vita quotidiana, o meglio della sua. Detto questo, trovo che sia preoccupante questo atteggiamento nei confronti del Premier, verso il nostro lavoro, che è fondamentale per ogni democrazia. In Italia evidentemente lo è meno. Oggi alla Camera si sta discutendo del lodo Alfano e la maggioranza ha posto la fiducia, ha chiesto la fiducia proprio per evitare discussioni e per accelerare i tempi, limitando di fatto i tempi delle intercettazioni telefoniche che vorrebbero ridurre a 3 mesi e di fatto impedendo ai magistrati di lavorare, di indagare sulla criminalità organizzata e su quanti altri reati preoccupano poi l'opinione pubblica. E anche il nostro lavoro di giornalisti, ci sono multe salatissime per giornalisti, per editori e di conseguenza è preoccupante anche questo per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il nostro Questo delle settore. multe salatissime è una strategia che viene seguita. È una strategia perché oggi l'editoria è in crisi, figuriamoci se gli editori, dal loro punto di vista che sono degli imprenditori, quanto possano essere disponibili a pagare multe che arrivano anche a 3 milioni di euro, cioè diventa veramente difficile anche lavorare, per cui chi glielo fa fare a un editore di lasciare campo libero ai giornalisti di poter scrivere quello che invece dovrebbe essere di interesse pubblico? Vito, ritirarsi o andare avanti? Ritirarsi in che senso? No, bisogna andare avanti, bisogna fare le battaglie. Anche se poi diventerà legge, non so come cosa si Ritirarsi voglio dire rassegnarsi. Rassegnarsi rassegnarsi, beh, o andare avanti sono molto. rassegnarsi mai, no, bisognerebbe continuare a combattere, lottare perché queste cose vengano ritirate. Spero che ci sia una protesta vivacissima e si combatta perché si torni indietro sul lodo Alfano, così come è stato impostato dalla maggioranza di governo.